buongiorno. Senta, ma un camion così grande può entrare in centro? Eh? Un camion così grande può entrare in centro? Certo. Può entrare, è sicuro? È autorizzato ad entrare? Ma è sicuro di questo lei? Cosa? È sicuro di questo che può entrare col mezzo così grande? Da tanto che entriamo qua dentro, è un anno, più di un anno. Vabbè, il signore dice che può entrare. Oh. Che problemi ci sono? E c'è il problema che un mezzo così, chissà più, spacca il manto stradale qua. Cosa lo devo dire? Non è che deve reclamare con me ora. No, io ho segnalato tutta cosa, mi sembra un po' strana, adesso sì, sentiremo un attimo cosa che dico. Ci sono le autorità per queste cose, non è. Sì, ma la mattina a quest'ora non ci sono i vigili urbani, quello è il problema, perché i vigili arrivano alle 8. Sono comodi a dormire a casa, noi lavoriamo pure per loro. No, lavorano anche loro. Quello che noi lavoriamo anche per loro e anche per lei. Ma se lei rompe il pavimento della strada, non lavora, lei lavora per la Coop, non lavora per me. Se fa i danni. Io lavoro per me, per voi e per tutti. Lavoriamo tutti per tutti. Ma se fa danni alla strada, lei lavora per lei, ma lei guadagna per fare il suo lavoro. A me, onestamente, non è che mi interessa tanto per chi lavora, a me interessa che non venga fatto un danno alla strada. Si rivolga alle autorità. Ah, certamente che. Certamente ci vogliamo vedere. Ah, stavolta va retromarcia. Ci ha visto. Vabbè. Ok, San Giacomo però. Allora non ti dire tanto autorizzare se ti va in rio. Infatti. Vediamo dove si gira. Allora, tutte le mattine girava, adesso fa la retromarcia con le quattro frecce, pur di non venire in piazza. Allora vuol dire che non è vero. Eccolo qui. Ciao. Allora, diceva che era autorizzato, però tutte le mattine fa il giro in piazza, invece stavolta fa il giro per San Giacomo. Eccolo qua, tranquillo, lui dice che è autorizzato. Ok, io per esempio sono in condizione della piazza in questo punto. Allora, sono le 6:30 della mattina e anzi in questo momento saremo 6:40. Comunque tutte le mattine quel mezzo di grosse dimensioni viene tranquillamente in piazza, eccolo qua, adesso siamo un po' distanti, viene in piazza, scarica a fare le cose che deve fare col negozio della Coop che c'è praticamente sotto i portici, e poi ovviamente verrà a fare il giro qua per girarsi qua in piazza. E ovviamente adesso è buio, non si riesce a vedere, ma praticamente la piazza si rompe. Ovviamente non è a dire il vero il solo mezzo pesante che ho visto passare, però siamo andati a parlargli prima e lui dice che è autorizzato. Adesso sentiremo cosa ci dicono. Adesso proprio passa, lo mostriamo.